Sarà una vera e propria rivoluzione quella che Unicoop Firenze lancia. Con il mese di dicembre i consumi energetici verranno ridotti secondo un piano studiato con la Lega Ambiente nel periodo natalizio. Non saranno installati arredi luminosi ma soltanto addobbi. Le insegne esterne dei negozi saranno spente poche ore dopo la chiusura e altre riduzioni avverranno anche durante l'orario di apertura. Un segnale che la cooperativa vuole lanciare per aiutare le famiglie dopo aver deciso di non toccare i prezzi alla luce dell'impennata dell'inflazione. È un messaggio che ha una doppia valenza, lo ha in termini etici in questo momento, lo ha anche in termini di risparmio per l'impresa stessa, che non è indifferente. Quindi credo sia una buona pratica e speriamo che quello che noi facciamo sia preso a riferimento anche per altre imprese. Se il consumatore, la persona che va in un punto dell'Unicoop Firenze in questo periodo si chiede perché non ci sono le luminarie, a quel punto riceve anche un messaggio molto forte. Il piano risparmio avrà anche un seguito per l'autoproduzione. A partire dal 2023 avverrà l'installazione di nuovi pannelli fotovoltaici e la sostituzione di quelli esistenti con altri di ultima generazione sui tetti e sulle pensiline dei parcheggi. Produciamo 12 milioni di kilowattore anno di energia da fonte rinnovabile totalmente prodotta sui nostri tetti, che rappresenta quasi il 9% del fabbisogno totale. Questo è lo scenario ad oggi. Stiamo comunque ovviamente lavorando per far sì che questa percentuale aumenti anche in modo percentualmente sensibile.